Ciao a tutti, eccomi tornata, siete contenti? Siamo di nuovo nel mio bagno perché, indovinate, ho girato questo video lo stesso giorno di quello precedente. Allora, linee guida per l'allenamento efficace. Nel video precedente vi ho promesso che avremmo parlato di vari tipi di attività fisica e di allenamento e quali sono le più efficaci per indurre cambiamenti metabolici a lungo termine che ci aiuteranno finalmente a liberarci del grasso in eccesso. Il primo tipo di attività fisica che andremo a trattare è l'attività aerobica a basso impatto, detta in inglese LIS, che è un acronimo che sta per Low Intensity Steady State. Allora, low intensity significa appunto bassa intensità, basso impatto. Steady state significa a ritmo regolare, cioè quell'attività tipo la camminata sul tapis roulant, magari anche camminata veloce in salita, oppure la ciclette, l'ellittica, attività che di solito vengono protratte per un tempo abbastanza prolungato, 20, 30, 40 minuti, anche un'ora. Il secondo tipo di attività di cui parleremo è quello del HIIT, ovvero un acronimo sempre in inglese che sta per High Intensity Interval Training. High Intensity significa alta intensità, Interval Training significa allenamento a intervalli, cioè sono degli intervalli di sforzo breve ma intenso alternati a dei momenti di recupero. Un esempio di questo tipo di allenamento sono gli sprint nella corsa, quindi per esempio correre come se un cane ci stesse rincorrendo per 10-15 secondi più veloce che possiamo per poi recuperare un minuto fino a quando il ritmo cardiaco non torna a regolare, poi rifarlo 7-8 volte. Ma non solo con la corsa, questo tipo di allenamento può essere fatto con tante diverse attività. E il terzo tipo di allenamento è quello contro resistenze. Per esempio il bodybuilding classico, l'allenamento con i pesi, con i macchinari, ma non solo, anche allenamenti a corpo libero che vanno ad utilizzare il peso del corpo stesso come resistenza per favorire l'aumento della forza, lo sviluppo muscolare, la potenza, aumentare la massa magra. Tante persone dicono, ma io cammino tantissimo, mi faccio un'ora e mezza tutti i giorni di camminata veloce, eppure il peso non scende, perché per forza non scende. Le attività cosiddette aerobiche a basso impatto, come la camminata, la ciclette e cose simili, non è che non bruciano calorie, ma ne bruciano poche. Troppo poche rispetto a quelle che bruceremmo comunque stando fermi. Camminare, per esempio, fa bene alla salute, alla circolazione, alla pressione, migliora anche i valori delle analisi del sangue, ma non fa certo dimagrire. In pratica lì per lì non solo bruci veramente poco, ma dopo, oltretutto, ti viene pure una fame da lupi perché l'attività aerobica a basso impatto aumenta l'appetito. E non ci metti veramente niente a recuperare quelle poche calorie, veramente, basta un pezzo di pane. Non lasciatevi ingannare dai macchinari in palestra che mostrano comunque dei quantitativi di calorie bruciate veramente molto approssimativi. La verità è che queste attività fanno perdere peso soltanto a breve termine e oltretutto solamente se vengono prolungate per un tempo lunghissimo. Per esempio facendone tante ore al giorno, però farne tante ore al giorno, oltre ad essere assolutamente insostenibile perché chi c'ha il tempo e la voglia, ha anche un importante effetto collaterale. Alla lunga tende ad abbassare il metabolismo basale perché il corpo non è stupido. A un certo punto si accorge che state camminando ore e ore al giorno come neanche Forrest Gump e capisce che deve cominciare a consumare un po' di meno, altrimenti si consuma lui da solo. In alcuni casi specifici può risultare utile il cardio, e questo non lo nego, anch'io l'ho fatto. Ecco, una volta per esempio dovevo andare a un matrimonio e non mi piaceva come mi stava il vestito che volevo indossare, vedevo delle ciccette qua e là che non mi piacevano e quindi mi sono messa a fare a macchinetta 90 minuti di cardio al giorno, cioè mi mettevo proprio sull'ellittica, sullo stepper e in effetti dopo una settimana io mi sono asciugata. Vi confesso che sono quasi morta dalla noia, però effettivamente gli effetti si sono visti soprattutto intorno al giro vita, dove io tendo a perdere per primo il grasso e la ritenzione idrica in eccesso, mentre sulle cosce invece è durissimo a morire nel mio caso. Allora, purtroppo però poi cosa è successo? Che gradualmente, una volta che ho smesso di fare tutto quel cardio, cioè dopo sto matrimonio, sono tornata come prima, gradualmente senza nemmeno accorgermene, perché comunque, ripeto, il corpo non è stupido. Se rileva una perdita di peso repentina, per lui è uno shock. E appena può, state sicuri che farà di tutto per recuperare, regola gli ormoni, i recettori, il metabolismo e senza che neanche abbiate il tempo di dire ah, vi ritrovate esattamente al punto di partenza. A meno che non state veramente molto attenti
e abbiate un livello di autocontrollo simile a quello del Dalai Lama. Allora, questi ultimi due tipi di allenamento di cui abbiamo parlato, cioè High Intensity Interval Training e Resistance Training, cioè allenamento contro resistenze, avrete capito che sono quelli assolutamente più efficaci per il nostro scopo. Se speriamo di perdere peso a lungo termine e fare un po' un reset del nostro metabolismo, del nostro corpo, dobbiamo puntare e investire su questi due tipi di allenamento. Non dovete fare per forza bodybuilding e non dovete per forza fare gli sprint nella corsa, ma esistono tantissimi tipi di allenamenti contro resistenze, per esempio quello funzionale, sul quale vorrei proprio fare un video dedicato e che seguirà presto. Va detto che queste attività agiscono anche sul senso di fame e di sazietà. Mentre le attività aerobiche a basso impatto aumentano l'appetito, come vi spiegavo, l'HIIT e l'allenamento contro resistenze riducono l'appetito, anzi lo regolano, cioè vi fanno venire appetito solo ed esclusivamente per quello che il vostro corpo richiede. Stop! Quindi vi aiutano a fermarvi, a smettere di mangiare quando siete sazi, a regolare il vostro introito alimentare, secondo quelle che sono le vere necessità del vostro organismo. Vorrei chiarire anche una cosa, si può dimagrire di molti chili anche solo ed esclusivamente con l'aerobica. Però che cosa succede? A un certo punto il peso, la perdita di peso, si blocca. Provare per credere. E soprattutto ricordatevi che sarà molto difficile mantenere la perdita di peso se non avete cambiato il vostro metabolismo. L'aerobica, il cardio, queste attività qui a basso impatto non hanno nessun effetto metabolico, non hanno effetti a lungo termine che ci aiutino davvero a perdere il peso in eccesso e a mantenerlo. Nel senso che promuovono la salute in generale, ma non costruiscono niente. Il cardio non costruisce massa muscolare, non insegna alle nostre cellule ad utilizzare correttamente i nutrienti che gli diamo, non corregge i problemi metabolici o comunque lo fa in maniera estremamente limitata, insomma non fa un bel niente. Per farvi capire bene, ho pensato di farvi un esempio, ovvero quello della differenza tra pagare l'affitto e pagare il mutuo di una casa. Mettiamo il caso che voi tutti i mesi pagate 600 euro di affitto. Sì, quei 600 euro significano che avete un tetto sopra la testa. Ma quando finisce il contratto di affitto e ve ne andate e traslocate, che cosa vi rimane? Niente. Quei soldi in un certo senso sono praticamente andati buttati, no? Invece, se quei 600 euro tutti i mesi li pagate di mutuo, alla fine del contratto che cosa vi rimane? Vi rimane una casa, quattro mura solide di vostra proprietà, dove potrete vivere per tutta la vita senza mai più spendere un euro. Vabbè, a parte le tasse ovviamente. Dobbiamo in pratica fare le formichine e mettere da parte, briciola dopo briciola, quella che diventerà la nostra base metabolica, cioè la massa muscolare e un buon metabolismo, anziché fare le cicale e spendere e spendere, ma senza un vero investimento. Per cambiare il proprio metabolismo è fondamentale l'attività fisica contro resistenze o ad alta intensità. Qual è la frequenza e la durata ottimale di questo tipo di allenamento? Tre volte alla settimana, una mezz'ora, può essere un buon punto di partenza, poi si può aumentare un pochino o diminuire un pochino, però se quei 30 minuti vengono eseguiti bene, appunto con intensità, avremo degli effetti veramente straordinari e vedrete che in pochi mesi la vostra composizione corporea inizierà già a migliorare. E per concludere, voglio subito rispondere a una domanda che sono sicura in tantissimi si staranno chiedendo o mi chiederanno in seguito, e cioè, all'attività aerobica non è quella che brucia più grasso? Ci viene detto sempre di camminare o di correre lentamente in quella fascia di frequenza cardiaca che è quella del consumo di grassi, perché allora sì, l'attività aerobica a basso impatto consuma una maggiore percentuale di grassi rispetto invece all'attività ad alta intensità oppure contro resistenze, che al contrario tende a consumare prevalentemente zuccheri, ma è una percentuale. Mi spiego meglio. Se con l'attività aerobica a basso impatto noi consumiamo il 70% delle calorie totali dai grassi, potremmo pensare, ah fantastico, il 70% è tantissimo. Sì, ma se queste attività, come abbiamo detto prima, fanno bruciare pochissime calorie, in tutto ne abbiamo consumate 100, cioè dai grassi abbiamo consumato 70 calorie, che so, manco 10 grammi di grassi, neanche 10 grammi di grassi. Invece, se magari con un'attività ad alta intensità a intervalli oppure in un'attività con i pesi consumiamo, che ne so, solamente il 30% delle calorie dai grassi, boh, non lo so, non le so le esatte percentuali, però per farvi capire, sì è vero sono pochi, ma in proporzione, se invece durante la sessione di allenamento abbiamo
consumato penso 600 kcal, il 30% di 600, 3x6, 18, già sono 180 calorie, insomma sempre meglio che 70, no? E questo è il primo punto. Ma il secondo punto è il seguente: l'attività aerobica a basso impatto, mentre la fai, consuma più grassi in percentuale, ma quando hai smesso di farla consumi molti più zuccheri per le ore successive. Al contrario, l'attività ad alta intensità o contro resistenze, mentre la fai, consumi gli zuccheri, perché è un'attività fisica di tipo glicolitico, uno sforzo glicolitico, ma una volta terminato tu per tante ore a seguire consumi il grasso di deposito. Quindi capite bene qual è quella da scegliere. E basta, tutto qui. Vi mando un grosso bacio, spero che questo video vi sia piaciuto e a presto. Ciao!